aspettate che sistemiamo. Ok, ci siamo. Buon gente, salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Spero vi stiano piacendo i video dei miei viaggi on the road, anzi on my bike, la mia qua alle mie spalle, in terra spagnola. Bella sei. Comunque, se nella scorsa tappa avevamo scalato una montagna a scatto fisso, beh, in questo video vi porterò con me a pedalare nel deserto. Non aggiungo altro, saltiamo subito in sella, ma prima, via con la sigla! Fanculo. Nello scorso video ero arrivato, dopo aver scavalcato non una, ma ben due, due colline, alla città di Aguillas. Da Aguillas ho preso l'autobus che adesso mi porterà abbastanza vicino ad Almeria, in realtà poi a Los Gallardos mi mancheranno 80 km circa. Però ho deciso di prenderlo perché la bici, lo so, fa dei strani rumori, non è in buone condizioni, io sono stanco, quindi preferisco farne 80 anziché 125. Questa si chiama BAM, questa compagnia con cui sto viaggiando. Ho pagato 4 euro più 2 per la bici, però almeno posso caricare il cellulare. Che cosa figa. Allora, arrivato adesso Los Gallardos, qui c'è un barettino, però io in realtà ho già mangiato le uova, quindi sono a posto, sono nel mezzo del niente. Direzione Almeria da quella parte, mi sono preparato un po' di polase perché fa veramente caldo e sono nel mezzo del deserto. Adesso carico tutto e parto immediatamente, che devo fare 77 km e sono già stanco. No, non è vero che sono stanco, però devo andare. Se la scorsa volta mi era sembrato strano pedalare per una decina di chilometri completamente da solo, beh, la solitudine sarà una costante di questa tappa, perché ho pedalato senza incontrare anima viva per chilometri e chilometri, praticamente fino ai sobborghi di Almeria. Sto pedalando infatti in una zona poco abitata, quasi desertica, cioè tecnicamente sono proprio in un deserto. Anche se nel deserto quello vero e proprio, cioè c'è scritto anche su Google Maps che lo è, ci arriviamo dopo. Partendo da Los Gallardos, dove mi ha lasciato il pullman, la strada è una costante di sali e scendi. Cioè, non sale moltissimo la strada, non è per niente ripida. È come un costante su e giù, su un falso piano, direi, che si protrae per una ventina di chilometri, fino alla città di Sorbas, che è l'unico grande centro abitato che ho incontrato in questa zona, che è veramente in mezzo al nulla. Questa città, tutta bianca, si trova per la parte dove sto pedalando, cioè lungo la provinciale, la N340, su un burrone. Ci sono proprio le case a strapiombo, sul vuoto. Cioè, a vederlo a me ha fatto paura, io di sicuro non ci vivrei. Allora, la current situation è questa. La bici è tutta infangata perché ho provato a guardare un fiume. Cazzato, ho provato a seguire Google Maps, io mi sono sempre fidato ciecamente, solo che adesso è conciata. Cioè, è tutta infangata, ho infangato lo zaino, ho infangato tutto. E quindi spero di non aver problemi ai freni, quelli li ho puliti con più attenzione, però adesso vediamo. Comunque sono appena arrivato a Sorbas, adesso spero ci sia un po' più discesa, prima di Almeria dovrebbero mancare circa una sessantina di chilometri, insomma per sera dovrei arrivare. Io non sono un grande bevitore, però ho preso una bottiglia di acqua grande, insomma spero di farcela. Ah, i fiori in giro sono carinissimi. E quindi niente, adesso si prosegue il viaggio un po' infangati, un po' stanchi, un po' più stanchi del solito. Ah giusto, e adesso mi mangio anche un uovo solo, che c'ho davvero tanta fame. Un consiglio: se andate a pedalare in questa zona, portatevi tantissima acqua, perché io la partenza non ne avevo e mi sono dovuto fermare a comprarla un bel po' di volte. E tra l'altro, quando trovate un posto dove comprare l'acqua, tipo vi sparano dei prezzi. Io ho pagato 2 euro per una bottiglietta, quelle da mezzo litro, perché poi anche se era l'inizio di gennaio, c'è un caldo assurdo. Io giravo in felpa con sotto la maglietta, per dirvi. Comunque, dopo una breve pausa, riprendo a pedalare. Il panorama, che è stato fino adesso abbastanza monotono, comincia a cambiare. In meglio. Ragazzi, ho appena trovato il posto dove vorrei vivere. Guardate che bello. Pochi chilometri dopo la città di Sorbas, cominciano infatti a comparire le prime distese di alberi di olivo. E per distese intendo proprio a perdita d'occhio. Sembravano infinite, sembrava di vedere un pattern che continuava a ripetersi moltiplicato mille volte. Era impressionante. Dalle foreste di mandarini della comunità valenciana a piantagioni sterminate. E la cosa più impressionante è che erano tutte file allineate, ordinate in modo parallelo, perfette. Un paesaggio bellissimo. Guardate che roba, guardate. Verde che vedete l'avanti a destra, sono tutti alberi di olive. È
Per farvi vedere le dimensioni di queste distese di alberi di ulivo, vi faccio vedere una foto del satellite. E, cioè, guardate anche quanto sono ordinate, precise, perfette al millimetro quasi dalla foto del satellite. Cioè dai, come ha fatto a farle così precise? Alieni? Civiltà misteriose? Rettiliani? Illuminati? Vabbè, lasciamo stare che non c'è una spiegazione logica e razionale. Ad Almeria, mi fermerò a Taberna stra poco, mentre sono continuamente circondato dal nulla. Non c'è nessuno. Sono arrivato a Tabernas, che già il nome è taverna, insomma, vabbè. Avevo fame e quindi mi sono preso queste cose qua, che non so esattamente cosa sono, però per un euro ci stanno, e la bananella. Mancano 35 km ad Almeria, sono quasi le 5, quindi sono un po' in ritardo, però si va, pieni di energia e carica. Che cazzo di frase ho detto? Dopo il pit stop a Tabernas, la strada è molto semplice, ma soprattutto si snoda attraverso un paesaggio mozzafiato, il deserto. Prima di arrivare ad Almeria, infatti, percorro 16 km su una strada a lato della statale che si snoda nel deserto di Tabernas. Sempre più perso nel mezzo del nulla. Nulla. Una piccola chicca se siete dei cinefili: in questo deserto sono stati girati tantissimi western, tra l'altro anche dei film di Sergio Leone molto famosi come Il buono, il brutto e il cattivo, Per un pugno di dollari e C'era una volta il West, quindi sono anche in un punto storico, non è solo un deserto bellissimo da vedere. Finita la parte desertica, la strada per Almeria è tutta dritta lungo ormai la mia amica fidata N340. Dico amica fidata per davvero, perché ho già pedalato lungo questa strada per arrivare a Tarragona e anche prima di arrivare a Valencia, trovando sempre 50 cm di spazio utile per pedalare a lato della riga che delimita la carreggiata. Un'amica per davvero, mi sento sicuro a pedalare lungo questa ruta nazionale. N340 sempre nel cuore. Un semaforo, giuro che è il primo semaforo che vedo oggi, giuro, non funziona, vabbè, niente, altro dettaglio. Sono a Riola, o no, Rioja, non mi ricordo come si chiama, comunque è un posto a 20 km circa da Almeria, insomma, sono quasi arrivato. Non so perché, però là c'è un toro, vabbè. Qualcosa mi dice che sono in Spagna, e sono quasi arrivato ad Almeria, yuhu! Periferia di Almeria. Ok, sono arrivato nel centro storico. Questa è la cattedrale, questa è una cosa davanti alla cattedrale. Agli spagnoli piacciono le illuminazioni sulle strade, ma tantissimo, tantissimissimo. Ciao, dai, vado. Cantano, c'è un odore di Maria pazzesco in tutte le strade. Mi piace Almeria. Agli spagnoli piace tantissimo l'illuminazione per le feste. Tantissimo. Ecco le luminarie di Natale che addobbano ogni singola calle e vicolo di Almeria, letteralmente. Siamo giunti alla fine di questo video, che spero che vi sia piaciuto. Così potete lasciare un bel pollicione in su, un bel mi piace. E già che ci siete, iscrivetevi al canale, se non siete ancora iscritti. Seguitemi anche sui miei canali social, che vi lascio qua sotto in descrizione. E noi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video di questa avventura in terra spagnola. Non perdetevelo, ciao!